Ciao a tutti e benvenuti in un nostro nuovo video. Oggi vi voglio mostrare un giocattolino molto interessante. È una palla volante praticamente, e vi faccio vedere subito la confezione, che viene indicata per ragazzi dai 14 anni in su, anche se secondo me può andare bene anche per più piccoli, naturalmente sempre con la supervisione di un adulto, in quanto comunque ha delle eliche che girano, anche se non sono pericolose, però se dovessero finire in un occhio sicuramente farebbero parecchio male. Andiamo subito a aprire la confezione e a vedere cosa troviamo dentro. Anzitutto la prima cosa che esce è il cavo USB, un cavo USB per la ricarica che ha un suo attacco proprietario, quindi se volete ricaricarlo o lo attaccate sull'USB del vostro computer per esempio, oppure se avete un alimentatore USB da attaccare alla presa di corrente, o altrimenti meglio ancora se avete un power bank lo potete usare anche in giro, quindi quando siete fuori lo ricaricate quante volte volete o quante volte riuscirete a ricaricarlo. Andiamo a vedere la scatola, c'è un telecomando che servirà appunto per far decollare e atterrare la nostra palla, e poi troviamo la vera star di questa piccola recensione, che è questa palla. Andiamo subito a vedere, ha due set di eliche controrotanti, quindi serviranno per tenerlo molto stabilizzato, infatti vola molto bene. E abbiamo tutta una custodia, una palla praticamente in plastica con una sorta di alveare che va a proiettare le luci LED interne in modo da creare un effetto molto bello che vedrete adesso nel filmato. Sotto andiamo a vedere cosa c'è. C'è praticamente l'infrarosso, che è quello che serve per ricevere il segnale dal telecomando. Infatti quando voi dovete farlo atterrare, ricordatevi che dovete farlo da sotto, quindi lo puntate quando è in alto e lui in automatico scenderà. Adesso vi spiego come funziona. Poi abbiamo il jack per l'alimentazione, lo spinotto per l'alimentazione e il pulsante di accensione on off, che praticamente va premuto, e qui abbiamo il sensore appunto per gli ostacoli. Come funziona? Perché ha un sensore per gli ostacoli? In pratica questa pallina rileva la presenza di oggetti sotto, e quindi nel momento che va a rilevare un oggetto lei in automatico aumenta la potenza delle eliche e quindi salirà verso il cielo. E il gioco in pratica consiste nel tenerla alta e quindi farla rimbalzare andando sotto con le mani. Più riusciremo a tenerla in alto, a tenergli sotto le mani, e più la sfera, praticamente la pallina, andrà in alto. È molto bella la sera, in quanto ha degli effetti di luce veramente belli. Come vi dicevo, questo telecomando serve appunto per fare atterrare la pallina, perché se noi andiamo sotto con la mano in pratica lei rileva l'ostacolo e quindi ci tenterà sempre di scapparci. Per evitare questo, noi quando abbiamo a un metro circa, un metro e mezzo di altezza la pallina che sta volando, schiacciamo questo pulsante e la pallina riconoscerà che deve atterrare, quindi pian piano abbassa i giri e va praticamente a atterrare. Mettiamo sotto la mano, la prendiamo e dopo 3 secondi o 4 si spengono le eliche. La ricarica io col mio alimentatore da 2,5 A la ricarico in meno di 10 minuti. Altra cosa molto importante è una pallina creata per uso interno, quindi ricordatevi che se uscite funziona, ma se c'è un po' di vento tenderà ad andare dove vuole, quindi ve la consiglio esternamente solo se non c'è vento. Internamente, se avete una stanza libera da oggetti vari, è meglio, in quanto la pallina comunque cerca di rimbalzare dove vuole, e quindi se magari avete, non so, dei lampadari che scendono, è molto facile che vada a colpirli. In basso non ha questi problemi, perché essendoci il sensore praticamente che la fa alzare, nel momento che lei rileva un oggetto si rialza da sola. Io ho provato anche a farla toccare sotto il soffitto con la punta, non succede niente, perché ha questa sorta di linguetta che va praticamente a tenerlo schiacciato sul soffitto senza creare danni alle eliche. Altra cosa di sicurezza è che le eliche nel momento che urtano qualcosa si spengono, quindi è una cosa in più, in quanto se ci volano su una mano che
ho già provato, non fa niente, però comunque si spegne e la pallina si ferma in terra. Detto questo, vi lascio adesso a un video, così potete vedere come funziona. È stupendo l'effetto che fa, è veramente da vedere l'effetto notturno. E vi ricordo che sotto il video, se state guardando il video di YouTube, troverete anche il link dove andare a acquistarla. Costa molto poco, perché costa intorno ai 13-14 euro. E come regalo, secondo me, fatto un bambino, è molto carina. Ciao a tutti e vi lascio al video dimostrativo. Mi raccomando, se avete domande non fatevi problemi, scrivetelo come nei commenti. Ciao a tutti!